Questo avvilupparsi su se stessa, fingendo di non vedere il contesto, l'Unione Europea si è progressivamente trasformata, come tante volte abbiamo denunciato, in una sorta di gigante burocratico. E come se non bastasse a questa, diciamo, tendenza all'iperburocrazia, si sono spesso sommate scelte ideologiche, e il risultato dato dal combinato disposto delle due cose, burocrazia e ideologia, ha costruito buona parte della distanza che oggi esiste tra cittadini e istituzioni comunitarie. La percezione che hanno avuto gli italiani e gli europei è quella di un'unione troppo invasiva, che pretende di imporre ai cittadini cosa mangiare, quale auto guidare, in che modo ristrutturare la propria casa, quanta terra coltivare, quale tecnologia sviluppare e così via, su moltissimi aspetti che riguardano la vita quotidiana. E mentre cerca di fare questo, di normare tutto, finendo anche col rischio di omologare culture, tradizioni, specificità geografiche, specificità sociali, rimane invece più debole nella sua capacità di incidere sugli scenari globali, di avere autorevolezza e credibilità nelle aree di crisi, di avere una politica estera e di sicurezza comune, di controllare le sue catene di approvvigionamento fondamentali, con il risultato di rendersi sempre più vulnerabile agli shock esterni. Per paradosso, la correttezza di questa analisi è dimostrata dal fatto che con l'avvicinarsi delle elezioni sono cominciate ad arrivare negli scorsi mesi anche alcune risposte in controtendenza positiva rispetto al quadro che ho descritto, solo che era tardi e quelle risposte sono giustamente sembrate più l'eccezione che la regola. Allora io penso sia chiaro a tutti che quello che l'Europa ha di fronte oggi è un compito molto arduo, e quel compito è ripensare completamente le sue priorità, il suo approccio, la sua postura, riscoprire il suo ruolo nella storia, particolarmente nella porzione di storia che noi stiamo attraversando. Personalmente continuo a ritenere che la risposta a questo declino stia nella necessità di fare meno e di farlo meglio. Concentrarsi su poche grandi materie, quelle cioè sulle quali gli stati nazionali non sono in grado di competere da soli, lasciare invece decidere agli stati nazionali ciò che non ha bisogno di essere centralizzato. Privilegiare al gigante burocratico che moltiplica regole insostenibili e a volte incompatibili con la crescita della sua competitività, un gigante politico forte della sua civiltà millenaria, consapevole delle sue ineguagliabili eccellenze in molti campi e che aiuta i propri sistemi produttivi a competere a testa alta sullo scenario globale. Cosa significa nel concreto? Cosa significa nel concreto?